Oggi nel nostro viaggio dentro l'adolescente, ma io vorrei anche dire con l'adolescente, perché qui non ci sono segreti, ma bisogna comunicare gli adulti con gli adolescenti e guai pensare che l'adulto fa qualcosa su. Noi facciamo con l'adolescente. Allora, oggi ritorniamo sul corpo. Certo, siamo già partiti, abbiamo detto che la pubertà è l'inizio dell'adolescenza e proprio si parte con uno stravolgimento, una metamorfosi. Ebbene, poi abbiamo spaziato, abbiamo detto che l'adolescente va nelle piazze, ha il gruppo dei pari età e quindi che si muove in un ambito che poi è quello della socializzazione. Però non dobbiamo dimenticare che il mondo in cui l'adolescente si ferma e spesso a lungo è il proprio corpo. Insomma, il corpo come una specie di universo che lui conosce benissimo perché guarda nel dettaglio i capelli, gli occhi e poi le guance e poi il famoso brufolo se c'è che diventa una specie di vulcano in eruzione anche se lo vede solo lui. Insomma, questo è l'indice che è molto attento al proprio corpo e su questo corpo noi dobbiamo porre l'attenzione e i padri, le madri devono sapere che quel corpo ha una percezione per l'adolescente che è diverso dal corpo che generalmente l'adulto ha. Insomma, il corpo dell'adolescente non piace. Se potesse cambiarlo lo cambierebbe tutto e potremmo arrivare a questo assurdo, che se fosse perfetto all'adolescente non piacerebbe e sarebbe uno di quei paradossi per cui la perfezione sarebbe ritenuta qualcosa di orrendo, perché proprio non gli piace, vorrebbe cambiarlo e siccome sta cambiando, diciamo per natura, perché l'adolescente vive un periodo di crescita e quindi... Crescere significa anche trasformarsi. E allora che cosa fa? Su questa metamorfosi che chiamiamo naturale, beh, lui ci mette sopra una propria metamorfosi, cioè lui diventa una specie di, di ragazzo che, che si cambia e vorrebbe cambiarsi. Naturalmente lo fa, lo fa in molti modi perché, eh, certo, eh, può farlo prima di tutto è truccandosi. Eh, non si può pensare che il trucco sia solo qualcosa che riguarda le adolescenti femmine, ma oggi è qualcosa che riguarda tutti e, e, e truccarlo vuol dire mettere le creme, mettere i sottotinta e oggi c'è una varietà enorme, è un mondo sconfinato che serve per mettersi una maschera. Una maschera anche anche se non è carnevale, perché se non si piace ci si vuole coprire. E tante volte l'adolescente non si piace al punto tale che si mette un velo nero ed è quando, ma non voglio ritornarci troppo, ed è quando finisce di non stare più in questo mondo. Allora ecco la metamorfosi dentro la metamorfosi, come se l'adolescente dicesse tu mio corpo stai cambiando, adesso ti regolo io, ti fermo io. E prima c'è il trucco, quello del viso, per nascondere appunto una macchietta, per tirare via quei peli della barba che non piacciono oppure per contenere il seno che sembra troppo generoso. E allora ci si lega, oppure si mostra qualcosa per nascondere qualche altra. Beh, queste sono le regole del trasformismo del mondo adolescente. Ma poi ci si può attaccare sopra di tutto. È il piercing. Anche qui, se volete capire cos'è il piercing, quell'attaccarsi, beh, dovete semplicemente vedere che è una persona che non si piace, non gli piace questa, questo lobo dell'orecchio. E allora se ci mette sopra, se ci attacca sopra qualcosa e magari ci attacca sopra cinque o sei cose, non lo si vede più. E allora anche un orecchio brutto diventa semplicemente un appendio oggetto e c'è chi riesce a metterne una quantità insomma sono, ricordano un po' quelle massaie che stendono la biancheria dappertutto, insomma si attaccano dappertutto perché non si piacciono allora, ecco, ecco il segreto se io qui mi metto un bellissimo orecchino, di quelli indiani eh, voi che guardino il mio naso che è orrendo, no? perché la vista viene attratta dal piercing, e così il piercing, ma ci sono anche i tattoo tu vuol dire farsi imprimersi delle cose sul corpo, certo, in modo evidente, ci sono anche quelli segreti, ma insomma sono importanti quelli che fanno vedere l'appartenenza. E allora, eh beh, certo, se uno si sente un po' timido, senza coraggio, eh beh, insomma, un bel drago qui, su un muscolo poco sviluppato, insomma su quei bicipidi un po' flaccidini perché anche la fatica di fare ginnastica o di rinforzare il corpo è qualcosa di difficile, beh, insomma richiama una forza che non c'è e quindi in qualche modo c'è una specie di modalità per attaccarsi qualche cosa e sembrare diverso. Ecco un altro esempio delle metamorfosi. Devo dire che oggi eh, i tattoo, i piercing, e ci sono tattoo di tutti i tipi, alcuni fissi, altri che possono per fortuna essere cancellati, Beh, sono molto frequenti, perché ricordiamoci, questa società che si ritiene tanto evoluta, una società del benessere, della tecnologia, si comporta più o meno come i primitivi, quelli delle famosi villaggi africani. Eh, dove eh, si segnava in questo modo l'appartenenza, si segnava anche eh, qualche cosa di sacro e sul sacro noi ritorneremo. Ma in questa società cosiddetta evoluta, beh, cosa fanno gli adulti? Cosa fanno anche le persone che sono lontane dall'adolescenza? Beh, oltre che a truccarsi, ovviamente, vanno nelle cliniche estetiche. Le cliniche della plasticità e ormai c'è un imperativo: si può cambiare quasi tutto. Forse non si cambia la testa perché è l'unico oggetto non usato spesso nell'uomo e quindi sa ancora di nuovo. Ma allora eh, si può andare, anche se non si è adolescenti, in qualche luogo per tirarci via qualche cosa che non piace. Quindi vedete. Che non è solo l'adolescente, ma l'adolescente è in qualche modo poi suggestionato dalla facilità con cui il mondo, persino le madri magari, che protestano per i piercing dei figli, però magari sono appena uscite da una, eh, da una clinica estetica. Insomma, l'adolescente. Cerca di guidare la propria metamorfosi e allora si mette la maschera, e già l'abbiamo ricordato, e non sa più qual è il proprio volto. Eh, si mette dei tatu per poter appartenere a qualche gruppo e non sa più qual è l'appartenenza della propria famiglia, o addirittura non crede di esserne parte. Le metamorfosi dell'adolescente avvengono in una società. Che è ossessionata dalla bellezza. Guai non corrispondere a quello che appunto è il modello, il modello che poi è il modello delle veline, il modello delle top model, il modello magari di qualcuno che ha il fascino della musica, che però non è solo un esempio musicale, ma un esempio di che cosa come si mette. E ormai è forse più importante dello strumento sapere quale berretto ci si mette in testa perché bisogna essere dei soggetti del tutto particolari. Bene, la bellezza, l'ossessione di questo tempo. Io vi devo, vi devo dire la verità, non ne posso più di questo mondo che deve guardare solo se è bello. Io che certamente sono vecchio mi verrebbe voglia di andare via più curvo. Di essere il meno attraente possibile. Perché bisogna cominciare a dare i messaggi che la bellezza non è l'unico significato dell'esistere. Per cui chi non è secondo quel modello pensa che non ha diritto a vivere. Perché viene continuamente confrontato con il modello. E non c'è solo il modello televisivo, ma c'è anche: che bella è la tua amica! Io, io riguardo, se pensate, pensate. Alla cattiveria di una frase di questo tipo: una madre eh, bellissima, educata, e che vedendo tornare a casa la propria figlia adolescente a 13-14 anni, le dice che bella che è Giovanna, la tua amica, che vuol dire tu fai schifo. Insomma, c'è sempre un modello. Una volta è l'amica, una volta è quella del piano di sopra. Certo, poi ci sono i modelli televisivi, i modelli dei giornali. Non se ne può più di un tempo in cui se manca un centimetro in altezza o si cresce di 12 grammi in peso, siamo al confine con l'accettabilità per stare in questo mondo. E sembra che basta un grammo in più e si è finiti, si è morti. Ecco io. Devo ricordare adesso due quadri che sono così frequenti nell'adolescente e che indicano però la pazzia di questo mondo, la pazzia di un mondo che deve essere prima di tutto bello, non importa se è disonesto, non importa se è violento, l'importante è essere violenti ma belli, essere disonesti ma belli. Essere vestiti bene e diamo questo continuo messaggio. Beh, ve l'ho detto che io non ho nostalgia per la mia adolescenza, perché insomma uscivamo dalla guerra. Ma ricordo sempre con un po' di emozione, se volete, questo sì, con un po' di, di voglia di quel passato. Quando un giorno. Mia madre mi dà una grande notizia e dice "Forse compriamo un abito nuovo al papà e il suo lo giriamo per te". Pensate girare un abito, nessuno sa nemmeno più cosa vuol dire, perché è difficilissimo girarlo, perché ci sono le asole, ci sono i bottoni, insomma, e io ero felice. Ma non voglio pensare, non voglio che vi mettiate a girare gli abiti. Voglio che non arriviate all'assurdo di guardare il vostro adolescente, qualche volta persino i bambini, e si dice: Ma non mangiare questo, non mangiare quel cioccolato perché già pesi tanto. E poi diventi più grassa. Allora ecco i due quadri che vi voglio ricordare: una è l'anoressia e un'altra è la bulimia. L'anoressia, che cos'è? L'anoressia, voi sapete, è il rifiuto del cibo è il considerare il cibo qualcosa di tossico, qualcosa che se entra nel tuo corpo muori. E si caratterizza l'anoressia che incomincia sempre nell'adolescenza con il rifiuto totale del cibo, di qualsiasi cosa. E se qualche cosa entra nel proprio corpo c'è una forza incredibile per rigettarlo. Per buttarlo fuori, per tirarlo fuori, perché è come se fosse entrato un demone che ti rovina e allora bisogna tirarlo fuori e si, ci si provoca il vomito, tre gocce d'acqua, forse un chicco d'uva e uno lo sente qui come un masso che gli occupa lo stomaco. Parlo al maschile perché non è vero che l'anoressia sia solo un disturbo delle adolescenti, per il 15% c'è il contributo anche maschile e poi appunto il desiderio che questo corpo non ci sia e guardate anche qui l'ossessione che un corpo debba essere talmente preciso porta a desiderare che il corpo non ci sia e queste ragazze questi ragazzi si immaginano con un volto sono intelligenti belli e poi invece che un corpo proprio un filo e qui sì c'è cioè, c'è un po' l'immagine angelica di non pesare, di saper volare, di essere leggeri. Questa è l'immaginazione che vuol dire in qualche modo perdere, perdere il peso. Quel peso che si doveva controllare viene appunto negato. Certo, c'è il quadro dell'anoressia, ma c'è anche il quadro opposto quello del sovrappeso, quella bilancia che c'è dappertutto ormai. E io aspetto che facciano le bilance tascabili, in modo che ognuno si fermi e va a pesare, perché ha paura di tutto, ha paura di aumentare. E la bilancia che non va e la si rompe, la paura del sovrappeso, come se ormai la vita e il senso della vita fosse legata ad una bilancia come se il significato della propria vita e dell'essere nel mondo fosse una questione di grammi in più o in meno. Parlando del corpo, dobbiamo accennare ad una funzione che anche qui occorre il coraggio finalmente di affrontarla seriamente: la sessualità è un tema bellissimo. E questo così lo deve sentire l'adolescente, cioè sapere che la crescita nella propria sessualità è acquisire delle capacità comunicative che prima non c'erano, perché si può comunicare con il proprio corpo che attrae un altro essere umano e del resto un altro corpo può attrarre il proprio. E va vista come proprio una sorta, ecco, una sorta da, di ensemble, è proprio una sorta di chitarra che si unisce ad un flauto e viene fuori una sinfonia nuova, una, una melodia nuova dei toni bellissimi. Dobbiamo fare in modo che gli adolescenti capiscano che la, che la sessualità è una cosa bellissima, perché qui stiamo andando verso una società che non vuole più nemmeno le differenze di genere. La figura eh, ritorna ad essere mitica, quella dell'Efebo, per cui anche le mamme dicono sì, sai è un maschio, ma ha, ha dei sentimenti, dei modi che sono femminili e così dice, sai, è una femmina delicatissima, ma però ha un carattere forte. Insomma, è come se essere femmine o maschio fosse qualcosa che non va, è meglio essere femmine e maschio. Dobbiamo avere il desiderio di appartenere ad un genere e quindi essere femminili o maschili. E quindi femmine o maschi. E allora, allora allora vedete la sessualità non è un organo. Quando insegnare la sessualità e parlare di questa funzione non significa accentrare gli occhi in un punto preciso come se là fosse il segreto e se quello fosse il campo da analizzare, perché vedete. Quell'organo non è la sessualità, ma quell'organo è qualcosa che appartiene ad un corpo e quindi è dentro al corpo e quel corpo è qualcosa che serve a mettere insieme una persona. Allora la sessualità è una qualità della persona e quindi è qualcosa che certamente è fisico, ma è... Un organo che è dentro tutto il corpo e questo corpo ha bisogno di una psiche, di una personalità per renderlo completo. E allora non si tratta di una ginnastica di un corpo, non è più possibile pensare e fare ancora le lezioni di sessualità come se uno facesse una lezione una volta su un piede e una volta sulla spalla, cambiando semplicemente zona del corpo. È come. Se voi voleste descrivere lo sguardo parlando degli occhi, provate a pensarci. Certo non ci può essere uno sguardo senza gli occhi, ma lo sguardo, quello sguardo che noi definiamo una volta dolce, una volta severo, una volta persino preoccupato, qualche volta gioioso perché si attacca ad un sorriso, ai muscoli che sorridono, certo sono sempre quegli occhi azzurri, oscuri. Sempre quelle sopracciglie, però c'è dentro qualcosa, c'è dentro quella che si dice la personalità. Si usa dire anche l'anima, ma insomma, questa è diventata oggi una parola desueta perché ogni tanto adesso la psiche, c'è la psiche. Però lo sguardo è qualche cosa di più che gli occhi, e allora la sessualità è qualche cosa di più di quell'organo. Allora insegnate il valore della persona. Che è fatta anche di corpo ed è una persona che si mette in comunicazione con l'altra e usa il proprio corpo. E bisogna che diciamo ai giovani che è bellissimo comunicare con il corpo, ma si deve comunicare, non è una ginnastica, non è una prova come si andasse a provare qualcosa, come si va sulle rotelle, è qualche cosa che riguarda tutta la persona. E Parlando di corpo c'è un'unica altra questione a cui voglio accennare, perché so che vi dà molta preoccupazione. È il problema della droga. La droga l'abbiamo accennato già, ma vi preoccupa tutti voi genitori e deve preoccupare di più anche i ragazzi, perché è una modalità per fare un trucco alla psiche. Abbiamo parlato noi del trucco fisico. Si attacca qualcosa esternamente. La droga è una specie di trucco interno per cambiare, per sentirci più forti, più resistenti. Si va in discoteca per resistere otto ore a saltare, e quindi è qualche cosa per cambiarci dentro. Allora, state attenti: perché voi ragazzi. Siete forti, ma chi è forte? Dovreste, se non lo siete voi, cosa posso essere io che sono vecchio? I vostri genitori che hanno più anni di voi. Allora fate in modo che i vostri bisogni non siano messi in polvere, non siano messi in droga. E allora perché la grande sfida è tra voi e il mondo, non tra voi ubriachi non tra voi, che non, che non siete più voi stessi, perché non sapete più chi siete, non sapete nemmeno cosa fate. Io dico sempre a questo proposito una cosa che vorrei che voi meditaste, perché questo è un tema che merita più spazio, ma io voglio darvi anche degli stimoli. Non sono qui, non sono un manuale per risolvere i problemi, ma per farvi pensare, sia voi padri e madri, sia voi ragazzi. Voi dovete avere il diritto a non drogarvi bisogna che i vostri bisogni, compresi i conflitti, le difficoltà, possano essere risolti in un altro modo e vi posso garantire che c'è un modo per risolvere tutti i vostri problemi attraverso il rapporto umano che e quello con vostra madre, vostra padre. Se non funziona, non importa. Ci sarà uno zio, magari un fratello, sono così rari, ma qualche volta aiuta. Magari un sacerdote, magari lo psicologo, ma insomma qualcuno che vi ascolta, che vi capisce e che vi aiuta. E allora risolverete il problema voi, non riempendovi di qualche cosa che dà solo l'apparenza. Perché così come quel trucco poi lavandovi il viso scompare e ritorna il vostro volto, così passato l'effetto della droga siete ancora voi. E se non vi amate, se non sapete che ve la potete fare, che siete voi i protagonisti della vostra storia, allora diventa protagonista in voi la droga perché dovreste riprenderla e riprenderla ancora. State molto attenti. Io non voglio spaventare nessuno, anzi dico ai genitori non spaventatevi mai. È un problema che si può sempre affrontare, ma è un problema che si può anche non affrontare mai aiutando i vostri figli prima che arrivi quel momento.